gratissima sorpresa qui a Sanremo incontrare Osvaldo Bevilacqua. Buongiorno Osvaldo. Ciao. Ciao a tutti. Allora, ti trovi qui a Sanremo, penso, non soltanto per il festival, ma perché c'è una cosa importante. Presentare il mio libro, L'Italia Nascosta, edizione Raieri. È un viaggio molto bello, molto significativo, fra i tanti che abbiamo fatto con Sereno Variabile, quindi è un piccolo compendio, è una prima parte naturalmente, però dove raccontiamo l'Italia molto sconosciuta agli stessi residenti. Un'Italia che nasconde delle bellezze, come dire, che bisogna tirare fuori, è quello che ci vuoi dare con questo libro. Io ti chiedo, è un po' difficile credo, però uno dei posti che ti ha più colpito, che nessuno effettivamente quasi conosce o che vorrebbe andare, sai, qualcosa che vuoi dare un consiglio ai nostri? Ecco, però questa è la domanda più difficile che io ho, per cui leggendo il libro L'Italia Nascosta potrete scoprire tutte queste cose che tu mi chiedi, perché sarebbe talmente tanto lunga, a cominciare dalla Calabria, la Sicilia, nostra bella Melito di Porto Salvo. Melito di Porto Salvo, che ci venivo da piccolo, mi ci portava mio padre. Allora ti posso chiedere dove andavi al mare, te lo ricordi? Sì, tutte le più belle spiagge le conoscevo da piccolo, adesso i nomi naturalmente avrete pure cambiati, no? Penso adesso i nomi. Ma qualcosina è cambiata, qualcosina è rimasta sempre la stessa, ovviamente sempre il bel mare. Stavamo in questa casa molto bella che ti affacciavi e vedevi questo mare straordinario. Quindi ti aspetteremo in Calabria, a Melito di Porto Salvo. E a proposito, siamo a Sanremo, non possiamo non parlare del festival. Un tuo pensiero su questa co-conduzione Conti e De Filippi e poi il ritorno di Fiorella Mannoia, di Albano, contro i giovani. Grande operazione, grande operazione non solo mediatica, perché due colossi della televisione si uniscono, la RAI, Mediaset, per un evento che ormai non è più soltanto nazionale, è un evento mondiale, e due personaggi, Conti e la De Filippi, che naturalmente avrà un ruolo particolare perché deve essere nelle sue corde. Lei non urla, è una molto pacata. Famiglia pacata, non è che Carlo urli, però insomma è più un taglio specifico, un po' più frezzantino. Ora la, che dire, la De Filippi è una grande interprete dei giovani, della famiglia, per cui ha il consenso, cioè questo è un festival che dovrà fare un ascolto pazzesco unendo queste due forze. Ed è un'operazione mediatica molto intelligente. È una bella strategia. E trovare sul teatro Ariston praticamente qui Albano, Fiorella Mannoia, Paola Turci, poi ci mettiamo i giovani, queste generazioni a confronto, come vedi questa? Bellissima, ci sono tutti, intanto hai una varietà, un'offerta molto variegata, per cui anche i ragazzi che sorridono per quando si parla del Festival di Sanremo, cioè, ma che è? Saranno costretti comunque a seguire un po' anche, tutto. Anche sul web, quindi diventerà, queste sono state intelligenti, no? Conti, la squadra, la RAI, Rai 1, a poter ospitare, a far ospitare tutto ciò che è musica, tutto ciò che è che fa spettacolo. L'idea che sì, lo spettacolo, questo grande spettacolo che poi è la canzone, che è la musica, poi non è una semplice, la musica non è solo la canzone, è proprio tutto quello che c'è dietro, che ti rilassa, che ti crea dei ricordi del passato, che memorizzi perché comunque è un momento della tua vita, che può essere un momento positivo o negativo che sia, però ti rimane dentro. E poi rappresentanti come Albano è stato un grande personaggio. Tutti pensavano che non ci sarebbe stato, invece con la sua caparbietà e la sua, cioè, dentro lui è un vulcano, perché è un vulcano Albano. Quindi è un festival che si concede a tutti.
È il festival di tutti. Festival di tutti, finalmente. Allora Osvaldo, io ti lascio il microfono, così fai un saluto ai telespettatori di Melito TV e ti aspettiamo in Calabria e ricordiamo anche, vorrei prenderlo, no, il tuo libro che è L'Italia nascosta di Osvaldo Bevilacqua per scoprire le meraviglie della nostra bella Italia. Sì, anche per scoprire e per segnalarci tutte le iniziative intelligenti, le iniziative che vanno a favore del territorio, che vanno a favore della società, perché io che cosa ho inserito di più, oltre che la bella cartolina, l'umanità, perché poi è l'umanità che fa il luogo. Allora vi invito a essere cortesi con i turisti che vengono, di coccolarli, perché per noi è importante, il turismo è la voce più importante perché porta lavoro, porta economia. Ci fa stare bene. La Calabria, ragazzi, insomma, io da anni che cerco di dire svegliatevi, avete il petrolio pulito, però quello che porta soldi e non ve ne rendete conto. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna finalmente mettere a sistema tutte le cose, ma non pensare di essere soli però, bisogna costituire dei consorzi dove si offrono ai turisti e agli ospiti dei pacchetti completi. Io ho il mare, tu hai il castello, tu hai l'enogastronomia, allora fare proprio un pacchetto dove c'è Melito, Porto Salvo all'interno, che diventa un fiore all'occhiello. Ottimi consigli. Ciao, e un saluto allora a Melito TV. Salutissimo a Melito TV. Ciao.